River Plate. Allora, tre pari River Plate contro i banalissimi primi contro secondi, è un verdetto che vi soddisfa? Ma per come cioè, si è messa la partita, penso di sì, perché poi alla fine diciamo perdevamo 3-1, loro meritavano di vincere perché hanno avuto diverse occasioni, soprattutto nel secondo tempo, però noi eravamo un po' sbilanciati perché dovevamo rimontare. E niente, poi però abbiamo avuto la forza e la capacità di poter riprendere la partita. Il culo, si chiama tipo da dove ora, tipo con la ragazza. Chi li ha fatti questi ultimi due gol? Allora, uno l'ha fatto il Pilgrim e due li ho fatti io, quindi è stata una, ripeto, una buona partita. Alla fine potevamo anche rischiare di vincere perché avevamo quella marcia in più alla fine, anche se rischiavamo pure qualche contropiede, quindi alla fine volendo il 3-3 ci sta bene. Considerato anche il pareggio di ieri, sempre per 3-3 da Spezia e Bader, che diciamo ci ha avvantaggiato molto per tenere il secondo posto, anche se adesso i portopalo si stanno vincendo, non lo so. Comunque, certo, se avessimo avuto un po' più di coraggio e attenzione nel primo tempo, forse potevamo fare qualcosina in più. Ma restando che i banalissimi hanno avuto più occasioni e meritavano. Ditemi un po', qual è il vostro obiettivo stagionale? Tanto i playoff, poi vediamo quello che ad oggi un'altra vittoria, così dovremmo avere matematicamente i playoff, credo, sì, no? Sì. 20 punti circa. Sì, ma teniamoci un po' più alti. Un po' dove più volete alti, se arriviamo terzi io ci metto la firma, a fine campionato se arriviamo terzi. Però facciamo è chiaro che essendo là è chiaro che uno ci crede fino alla fine. Come dice il buon Guidolino. Chi è l'uomo indispensabile di questa squadra? Alberto non c'era, però ha fatto un paio di parate fondamentali nel primo e anche nel secondo tempo. Chi è che vorreste buttare fuori? Tutti. Migliaccio che non c'è. Tutti tranne di bello. Va bene ragazzi, il prossimo turno con chi ce l'avete? Aspirina alle 18. Obliquo. Obliquo. Come la vedete questa partita? È una partita tosta perché al di là del fatto che magari possono sembrare una squadra leggera, tra virgolette, però è una squadra anzi veloce. Poi hanno Russo e Coroneo che sono molto bravi tecnicamente. Diciamo che avete più o meno le stesse caratteristiche. Ma non direi perché noi siamo molto più difensivi. Dico dal punto di vista della stazza fisica, della tecnica... diciamo siete tutti giocatori che puntate sul gioco più che altro. Sì. Ma forse da questa giornata però non le facciamo prima eravamo l'antica. Perché di solito noi puntiamo più sulla fase difensiva e poi. Vabbè, però diciamo che con i piedi sapete giocare. Vabbè, certo, noi abbiamo buone potenzialità, ma infatti per questo siamo ottimisti per il campionato, fermo essendo che poi ogni partita è la sua storia. Cioè, ripeto, oggi, per come era messa la partita, i banalissimi meritavano di più. Come era messa? Poi siamo riusciti a pareggiare perché ci abbiamo creduto e perché qualche pallone nuovo non è entrato. E al contrario è. Poi alla fine forse meritavamo, potevamo fare addirittura il 4-3 magari in qualche pallone che schizzava. Quindi tutto poteva succedere. È stata bella. Così come anche le altre partite. Gli highlights si vedranno, quindi quasi sono state per tutti. Peggiore in campo? L'arbitro in campo, io non parlo. No, è stato bravo. Ora di come ricordo, abbiamo giocato tutti bene, diciamo l'arbitro così. No, ci sta, sempre l'arbitro alla fine. Va bene ragazzi, allora ci vediamo alla prossima con gli aspirina. Va bene. Bocca al lupo. E abbasso il russo. Abbasso black. Ciao a tutti ragazzi. Primi contro secondi, i banalissimi sono fermati 3-3. Stavano vincendo, che cosa è successo? Una truffa! Guarda un attimo il barone, colpa di Vito, Vito vuol dire qualcosa. Vito, ti danno la colpa. Ho fatto 3 assist. E basta. Sono 3 assist. Però sei arrivato in ritardo. Questa è una colpa. Com'è che sono questi ritardi in questa squadra? È che siamo un po' in ritardo. Dice che è caduto un meteorite sulla montagna, si sono fermati lui. Anche DARPA. Sì. Allora, tornando alla partita. Stavate vincendo 3-1, che cosa è successo? Stavo vincendo 2-0. La cocaina ha preso il sopravvento. Non ci è arrivato il caldo. Però è un pareggio che vi sta bene? No, per niente. No, ma sì, alla fine siamo più 4 su tutti. Che cazzo stai dicendo? No, sì. Fa schifo. Su tutti, ci sono tutti allo stesso punteggio e poi ci siete voi più 4. Sì. Ma ditemi un po', adesso che già siamo a metà campionato, manco 5 partite. Qual è la squadra che vi preoccupa di più? Noi stessi. Non dico. No, ma obiettivamente un poeta. Secondo me sono questi quelli che giocano chi? I portopalo. Ah sì, i portopalo.
effettivamente. Vabbè, avete vinto con gli Spurs la scorsa settimana, avete pareggiato con i River Plate, quindi adesso abbiamo vinto gli Spurs, quindi adesso gli All Blacks, gli All Blacks alla prossima in anticipo, giusto? Non l'ho capito, pensavo un'altra volta. Come la vedete questa partita? Cioè, se vinciamo quella poi dovrebbe essere quindi, vittoria è importante sicuramente. Quindi ormai diciamo che avete le mani sulla, no, sullo scudetto. Bella, è importante oggi vincere gli Yankees, che stasera moriamo. Hanno preso la bomba, hanno preso 20 litri di bomba. Fiorellino, tu che devi dire? Ma sei. Come ti trovi in questa squadra? Loro si trovano bene con me in questa squadra. Hanno questo onore di averti. Ma fatta vincere sul secondo gol. Ma sei tu che l'hai fatto giocare la maniera, credi? Pellegrino stesso mi ha detto che fa soltanto cose pazze. Non l'ha fatto apposta, l'ha detto. Poi, no, però il coraggio c'è stato. Alla fine eravamo sopra i due. Iniziamo a due. Non abbiamo giocato mai il secondo tempo, più che altro. Potevamo chiuderla. Sono stati in giro. Più altro non avevamo aperto il campionato. Esatto, vai. Già la settimana giornata così ci sta. Va bene, quindi con gli All Blacks come la vedete questa partita? Sapete che se succede facile tutta la serie che viene a te fare diciamo fa. No, lui dice. Fate l'intervista del cioè. Va bene. Sì, ragazzi. Allora, Giulio Merta! Metti la sesta! Fa schifo. Non è mio. Va bene, ragazzi, allora ci vediamo la prossima settimana con gli All Blacks. Quindi se vincete avete detto che è fatta. No, non abbiamo detto questo. L'avete detto. Vabbè, però voi sapete che la cosa bella è cercare di raddoppiare anche per lo scudetto eventualmente. Pensando dobbiamo vincere. Cosa è più importante, scudetto o girone? È più combattuto, non si sa più verità. Scudetto. Ci vuole culo per vincere. Scudetto può capitare di sbagliare una partita, invece del girone se vince veramente la squadra più forte. Però quella che dà più emozioni forse è lo scudetto. Vabbè, basta, anche ogni cosa non va bene. La squadra che vince il girone è la più forte. Esatto. Non è vero, va bene, ragazzi. Anche la squadra che è prima la settimana. Solo perché non l'avete mai vinto. Cosa? La squadra che è prima la settimana giornata è la più forte. Avete vinto il girone d'autunno, avete vinto. D'autunno. Che mese c'è? Autunno. Ma finisce non. Che non è un mese l'autunno. Non è un mese. No! Vabbè, okay, basta. Ragazzi, in bocca al lupo allora. Credo, ciao ciao.